Ciao ragazzi, oggi vi facciamo vedere una ricetta estiva davvero gustosissima, i peperoni ripieni. All'interno il ripieno è fatto con peperoni e legumi. Una ricetta semplicissima, gli ingredienti sono semplici, reperibili ed è fantastica. Per prima cosa andiamo a tagliare la parte superiore del nostro peperone in modo da fare una sorta di barchetta. Quindi non dovrà essere tagliato completamente a metà, ma tagliamo soltanto una fetta. Lo vado a rifilare bene e adesso tolgo i semi interni. Ovviamente tutto quello che togliamo poi ci servirà per il ripieno. Adesso possiamo preparare il ripieno dei peperoni, quindi andiamo a tagliare a pezzettini quello che abbiamo tolto. E ci aggiungiamo anche altri due piccoli peperoni. Ovviamente troverete tutti quanti gli ingredienti scritti sia nella descrizione che all'interno del video. Andiamo a mettere i peperoni in una padella antiaderente e aggiungiamo un filo d'olio e un pizzico di sale. Per aiutare la cottura aggiungiamo anche un goccino di acqua. E possiamo mettere sul fuoco. Ora che i peperoni sono cotti, li andiamo a mettere all'interno di una ciotola. Aggiungiamo i fagioli, questi sono i fagioli dall'occhio cotti. Potete mettere qualsiasi altro tipo di fagiolo o altri legumi, come ad esempio le lenticchie o i ceci. Andiamo a mettere anche un po' di salsa di soia. Se non avete la salsa di soia, potete mettere semplicemente un pizzico di sale. E ci andiamo a tritare all'interno il nostro prezzemolo. Anche in questo caso potete sostituirlo con altre erbe aromatiche, come ad esempio erba cipollina, basilico, quello che vi piace di più. Mescoliamo tutto quanto. Guardate già che bei colori. Verrebbe quasi voglia di mangiarlo così a mo' di insalatona. Ora con un frullatore ad immersione andiamo a frullare circa i tre quarti di tutto quanto il composto. Andiamo infine ad aggiungere il nostro pane grattugiato per regolare la consistenza. Iniziamo a mescolare. Come sempre, il pane grattugiato ha bisogno di 1-2 minuti di riposo per poter assorbire i liquidi. Possiamo adesso farcire i nostri peperoni con il ripieno. Abbiamo messo i peperoni ripieni su una teglia coperta di carta forno. Se vi avanza un po' di ripieno, come nel nostro caso, basterà farci delle polpettine, quindi assolutamente non buttatelo via. Per facilitare la cottura dei peperoni andiamo a coprirli in superficie con un foglio di carta forno, basterà appoggiarlo sopra e possiamo infornare a 185 gradi. I nostri peperoni hanno cotto in forno circa 45-50 minuti. Mi raccomando, fate attenzione che i bordi non si sbruciacchino troppo. Mentre invece, se volete cuocere anche le polpettine, basteranno 20 minuti. Guardate che meraviglia, sono bellissimi. Secondo me questa è una ricettina valida anche se avete degli ospiti, perché di per sé è molto facile e sono anche molto scenografici. Anche le polpettine sono venute davvero deliziose. Quando le toglierete dal forno saranno molto morbide, quindi vi consiglio di aspettare qualche minuto e poi mangiarle. Io spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, a noi è piaciuta tantissimo e vi consigliamo proprio di rifarla. Se la fate, anzi, mandateci qualche foto taggandoci su Instagram, che ci fa sempre molto piacere. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!